reso possibile questa bellissima festa qua a Limatella. Ecco, stiamo provando nel nostro piccolo, proprio con l'impegno, col volontariato, a rendere vivo il nostro paese, a creare un momento di unione, di comunione tra la nostra collettività. Continueremo con queste iniziative, ci sarà finalmente anche il presepe vivente a Natale. Io voglio ringraziare tutti questi cittadini, Santa Lucia, domenica, ricordava Don Pius, perché noi riteniamo che anche la partecipazione alle manifestazioni religiose sia attestare una nostra fede e attestare la vicinanza a quello che è il sentimento della nostra comunità. Noi siamo comunità, siamo Italia, siamo San Giorgio Aldini, perché siamo anche cristianità, quindi ci tenevo a precisare questa nostra vicinanza. Tengo anche a dire che continueremo, andremo avanti con il volontariato, con l'impegno di tante energie che si sono finalmente messe in movimento in un paese che ha voglia di fare, ha voglia di vivere, e noi faremo tutto il possibile per stare vicino ai cittadini e a tutta la comunità. Quindi con questa unione di stasera, perché stare insieme a mangiare un panino e bere un bicchiere di vino vuole essere anche un messaggio di unione della nostra comunità. Grazie Massimo, grazie Don Pius e grazie a tutti voi. Buona serata, buon divertimento. Allora, ringrazio tutti i cittadini di via Limatella che si sono adoperati per far sì che questa festa avesse una bella riuscita, però purtroppo le condizioni atmosferiche non ci hanno aiutato, anche i fuochi hanno ritardato qualcosa, però non ci interessa, è bello lo stesso, andiamo avanti lo stesso. Ringrazio innanzitutto la banda che si è resa disponibile qui a venirci ad onorare in via Limatella, ringrazio tutti i colleghi dell'amministrazione comunale, gli assessori, i consiglieri comunali, ringrazio il parroco, ringrazio la polizia municipale e la protezione civile che mi segue ovunque. Grazie, grazie a tutti, buona serata, speriamo che il tempo ci assista, divertiamoci. Sera.